Una bella prova d'orgoglio non è bastata alla Virtus Lanciano per uscire indenne dal Manuzzi. Il Cesena mantiene immacolato il suo ruolino casalingo, 6 vittorie su 6, e si regala il primato in classifica, vanificando una delle migliori prestazioni esterne stagionali dell'11 di Roberto D'Aversa, che se non altro ha avuto dai suoi le risposte che voleva. La Virtus se l'è giocata senza essere vittima sacrificale, tutt'altro. Aquilanti e Mammarella ritrovano il loro posto da titolare, al pari di Zeduardo e di Francesco. Parte dalla panchina l'ex Marilungo. Tra i padroni di casa, Drago recupera Perico e conferma il 4-2-3-1 con Cone e Ragusa preferiti a Garritano e Cascione. L'avvio Cesena è rabbioso, al secondo minuto grossa opportunità subito per Ciano a fil di palo. Al sesto Djuric si gira al limite e conclude debolmente, Aridità blocca. Col passare dei minuti la Virtus lenisce la sfuriata dei padroni di casa e si dimostra tutt'altro che rinunciataria. Sugli sviluppi di un corner Aquilanti va col destro, Ferrari per poco non arriva a correggere. In un buon momento la Virtus però incassa il gol dello svantaggio al 27esimo. Renzetti, attivissimo a sinistra, mette dentro un gran pallone sul quale si avventa Perico che anticipa di netto Mammarella e incorna all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Aridità. È il secondo gol in campionato per il difensore. Poco dopo ci prova in tuffo il gigante Djuric, ma non inquadra la porta. La Virtus però risponde, prima con un destro di Fabrizio Paghera, quindi al 45esimo con un velenoso corner di Mammarella che sorprende Gomis. Capelli salva sulla linea di porta. Ripresa e Cesena intento a chiudere subito i giochi. Punizione di Ciano corretta dalla barriera. Cone anticipa Aridità ma trova solo l'esterno della rete. La Virtus resta sul pezzo e spaventa i romagnoli. Al nono Mammarella va via sulla sinistra e centra. Ferrari anticipa tutti e sorvola di un'inezia l'incrocio dei pali. Dopo 3 minuti Lanciano ancora pericolosissimo dalle parti di Gomis. Di Cecco arriva in spaccata sul traversone di Piccolo ma Perico sbroglia. D'Aversa osa dentro Marilungo e Lanini per Di Francesco e Di Cecco, ma la mossa non sortisce effetti, anzi il Cesena prima sfiora il raddoppio con il diagonale di Ciano smanacciato da Aridità, poi lo trova alla mezz'ora, ma Mammarella sbaglia il rinvio e smarca involontariamente Chessy che prende la mira e batte Aridità. Palo rete e primo gol in campionato per il giovane gioiellino ivoriano, classe 96. Una rete che fa scendere i titoli di coda al match. Cesena primo, Virtus che scivola nel gruppo di squadre al penultimo posto. La prestazione è stata buona, ma a Perugia serviranno i punti per non complicare oltremodo la situazione.